Ingegnere, mi dica esattamente cosa succede a questo punto sull'acquedotto dell'Alcantara e cosa è successo a Calatabiano. Allora, partiamo da Calatabiano. A Calatabiano si è attivata nuovamente la frana con grosse venute da verso Monte, sul punto esatto in cui era stata effettuata la riparazione. Ci sono grosse colate di fango continue sulla condotta, forti spinte, e quindi la stessa condotta si è nuovamente danneggiata. In questo momento non è nemmeno possibile intervenire perché, ripeto, la frana è attiva e non ci si può avvicinare perché ci sono colate di fango e quindi in questo momento ci dobbiamo concentrare Lei ha precisato che per mettere in sicurezza il territorio ci vorranno mesi, per cui bisogna andare direttamente sull'Alcantara. sull'Alcantara, certo, perché il territorio va messo in sicurezza a questo punto, perché è inutile continuare una condotta che è inserita in un territorio in frana, continua ad avere sollecitazione e movimenti, resiste 1 o 2 giorni, ma poi siamo pronti. Perfetto, E quindi, sull'Alcantara cosa fate? ah no. Cosa fate dunque? Sull'Alcantara stiamo attivando il bypass che era stato predisposto e quindi in serata sta attivo. Dunque, in serata operativo il bypass, però l'erogazione invece d'acqua per i cittadini, quando mi conferma? L'erogazione per i cittadini non prima di domani mattina, comunque a portata ridotta perché l'Alcantara porta 300 litri, non porta certo 800-900 litri. E ovviamente il tutto continuerà fino a data da destinarsi. Fino a quando non si metterà in soluzione, si troveranno soluzioni definitive a questa situazione di frana soprattutto, perché non è più un problema di tubazione, è un problema di frana. Perfetto. Senta, lei adesso si sta dirigendo al comune, è finito invece il vertice in prefettura. Cosa vi direte al comune? Non lo so, ora ne parleremo, vedremo che cosa si stabilirà.